Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, sempre siamo all'ottava edizione del Cleto Festival in compagnia di Giuseppe Di Cello che come l'anno scorso è qui presente con il suo artigianato che adesso vedete in sovraimpressione e dopo ci farà sentire tra l'altro proprio musicalmente un pezzo di quello che lui ha composto. Ci vuoi raccontare un po' l'esperienza che tu fai quando vai in giro e le persone magari vedono quello che tu crei e ti avvicinano? Tanti sono incuriositi perché ormai sono pezzi che non si trovano da nessuna parte, voglio dire, siamo in pochissimi a fare questo tipo di strumenti, quindi molta curiosità, molte domande, però vedo che c'è molto interessamento pure a queste cose, insomma. C'è difficoltà nel suonarle, nell'imparare a suonarle, oppure uno anche da solo può riuscire a cimentarsi? Con un minimo di esercizio si riescono a suonare, dai, non sono difficilissime da suonare. In ogni caso è qualcosa di liberatorio, se uno si vuole sfogare, che è stressato, può comprarsi un tamburello, se lo porta dietro e improvvisa uno spettacolino. Tu però sai suonare... Lo prende a schiaffi, esatto, invece di prendere a schiaffi qualcuno prende a schiaffi il tamburello. E invece la fisarmonica? Questo è un organetto. Ah, l'organetto, beh, ignorante che non sono altro. Allegro, per comitive, per ragazzi che si vogliono divertire. Vedi, poi basta che tu inizi a suonare, qualcuno si ferma, ti osserva, ti ascolta e crei l'atmosfera. Allora, a parte trovarti su Facebook, perché hai la pagina Facebook Giuseppe Di Cello, c'è il cellulare che è 320-0797-693. Vabbè, sei alla mezza, quindi chi volesse, diciamo, contattarti per acquistare quello che tu crei, ma anche per avere, non so, delle istruzioni, delle lezioni, perché tu penso che anche puoi insegnare, insomma, come... Oppure partecipare a manifestazioni, festival, io mi sposto volentieri, certo. Perfetto. Ti ringrazio. Grazie a voi, buone cose.